a tutti e ben ritrovati e benvenuti sul mio canale allora come avete avuto modo di vedere già dalle foto dell'introduzione del video oggi andiamo a realizzare un cestino portarotolo di carta igienica e l'idea potrebbe essere un po bizzarra ma in realtà io mi sono studiato questo progetto per un motivo in particolare e siccome che mi ero praticamente quasi stufata, scusate del termine, eh, di avere eh, una volta aperta la confezione della carta igienica, quindi magari quella normale, normale da quattro rotoli. E ogni qualvolta che ne serviva uno, gli altri tre rimanevano sempre un po' così, eh, tutti arrovigliati nella loro confezione, quindi non tenuti eh, a parere mio eh, ordinati. E quindi mi è scattata diciamo, l'idea di realizzare un cestino che andasse a contenere i restanti tre rotolini. Ovviamente, io parlo della confezione di quattro, ben ordinati. E eh, magari tenuti eh, bene anche da tenere fuori da un armadietto del, del bagno. E, e quindi eh, sono andato a realizzarmi appunto questo cestino e poi lavorando 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 come al solito mi è venuta poi una seconda idea ed è quella poi ovviamente di utilizzare lo stesso cestino ovviamente per poi un cestino come porta pannolini e che poi nel corso del a, fine del a fine video del tutorial vedrete poi entrambe le due idee perché vi, vi ripeto l'idea mi è nata in primis per il portarotolo poi lavorando, lavorando mi è venuto poi anche per il portapannolini, che ho pensato alla stessa maniera di come la carta igienica, cioè i pannolini una volta aperta la confezione, poi questi pannolini rimanevano così un po' allo sbaraglio nella loro confezione aperta e invece eh, mettendoli in, in un cestino noi li togliamo definitivamente dalla loro confezione e li teniamo più belli, ordinati e anche più eh, belli anche da vedere bene non ci perdiamo in chiacchiere e passiamo subito ai materiali che io ho utilizzato per il mio cesto bene allora io ho utilizzato questa fettuccia che si chiama appunto fettuccia quindi non ha un nome in particolare io l'ho comprata al mercato e ad essere sincera mi sono trovata molto molto bene. Ogni rocca, ogni rocchetta pesa sui 320-350 grammi, quindi a seconda eh, di come viene praticamente confezionata secondo me. Questa è una fettuccia quindi elastica, molto molto elastica, vedete? Ecco. E questo mi è piaciuto perché, ovviamente, essendoci delle, delle last ma all'interno praticamente ehm, ci dà una mano anche nel corso della lavorazione. Allora, questa, questa fettuccia io adesso non so se dalla camera si riesce a vedere, penso di no. Essendo che è stampata eh, la parte chiara. Probabilmente, forse voi non la vedrete, ma nella realtà questa parte chiara è un bel rosa antico, mentre invece la parte stampata è in grigio e si vede molto bene. Bene, io ho utilizzato eh, per il mio progetto. Una rocca eh, di questa fettuccia che poi tra l'altro non è andata nemmeno via, quindi questa è intera, lasciamola stare, questa è quella che mi è avanzata dalla rocca che io ho utilizzato per il mio progetto, quindi dai 320 grammi vi avanza anche questo, quindi fate voi un po' i conti di quanto eh, pesa il nostro cesto nonostante le sue belle dimensioni. E poi io ho utilizzato anche un secondo colore sempre la stessa fettuccia però in tinta unita e questa volta sono andata a scegliere un cipria un rosa cipria quindi sono andata a fare questo tipo di abbinamento per il primo cesto e ho utilizzato l'uncinetto del numero 10 poi nel corso della lavorazione dal 10 poi sono scesa al 9 e, e niente, poi, ovviamente, avremo bisogno delle nostre immancabili forbicine, e questi sono tutti gli ingredienti necessari per realizzare il nostro cesto porta-rotolo eh, di carta igienica. Poi, brevemente, vi volevo far vedere un altro tipo di fettuccia, quello che io ho utilizzato per il secondo cestino, che eh, poi vi farò vedere a fine video, e praticamente si tratta di questo. Questa qua si chiama sempre fettuccia anch'esso. però questo qua è stampato: quindi è un bel fucsia con delle stelline bianche stampate all'interno, anzi, no, non sono nemmeno bianche, ma sono di un rosa cipria anch'esse. però questa qua è una fettuccia cotonata, cioè praticamente è cotone. E cotone, non è assolutamente elastica, quindi diciamo che eh, si trova un po' di difficoltà durante la lavorazione, nel senso che risulta un po' mh, dura, un po' forte da, da lavorare. Però, alla fine, ragazze mie, avremo un risultato. Pietrificato, nel senso che il cestino non si muoverà per nulla. Quella forma che noi gli diamo, quella forma assume e quindi ehm, è bello, forte, molto resistente. Certo, vi ripeto, è, è un po', diciamo, leggermente faticoso da poter lavorare, però alla fine poi il risultato è spettacolare. Bene e anche per, eh, per l'altro cestino io ho utilizzato invece una rocca intera e eh, quello che poi manca dalla, da qui che è la seconda rocca e niente questo è tutto quindi se siamo pronte io direi di andare al tutorial bene allora io parto con il primo cappietto che in realtà non stringo in questo caso, ma la conto come catenella e mi vado ad avviare un totale di 10 catenelle: quindi una, due, tre, quattro, cinque, 6, sette, otto, nove e dieci. Ne aggiungo una in più. Che mi serve per girare e per avere in totale giusto 10 maglie quindi aggiungo l'undicesima catenella e da qui rientro nella seconda catenella e vado a fare un punto basso in ogni catenella che abbiamo appena effettuato Fatte le 10 maglie basse, a questo punto tiro un po' il cappietto iniziale in modo che blocco anche l'ultima maglia. Adesso vado a fare una catenella, giro il lavoro, entro nel primo punto basso disponibile e riparto lavorando un punto basso in ogni punto basso della riga sottostante. quando arrivo a fine riga questo è l'ultimo punto quindi entriamo con l'uncinetto dentro e assicuriamoci che abbiamo prese entrambe le due costine della maglia e andiamo a fare anche qui l'ultimo punto basso ed ecco qua questo è l'avvio per costruire la nostra base Ora, molto semplicemente non dobbiamo fare altro che andare a ripetere questa lavorazione, cioè facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare un punto basso in ogni punto basso che eh, abbiamo ovviamente sul nostro lavoro per un totale di 24 giri, oppure in alternativa se dovreste utilizzare qualche materiale diverso dal mio, L'uncinetto diverso dal mio, vi regolate che dovete arrivare a un'altezza di 30 centimetri, quindi o 30 cm, oppure nel mio caso con 24 giri, sempre di andata e ritorno. Bene ragazze, allora io ho terminato di fare i giri necessari per arrivare ovviamente ai centimetri che avevo stabilito. Infatti, io eh, con questa fettuccia. Ho dovuto praticamente allungare di qualche giro per arrivare ai 30-31 centimetri stabiliti dalla lunghezza perché ho notato che eh, questo tipo di fettuccia è leggermente un po più sottile e quindi necessitava di più giri per arrivare ovviamente ai centimetri stabiliti bene allora a questo punto abbiamo terminato la nostra base e andiamo a fare adesso un giro di Contorno in tutta ehm, cioè per tutto il perimetro della nostra base e poi ripartiamo con ehm, la lavorazione per alzarci sull'altezza. Allora, io qui ovviamente ho terminato il mio ultimo decimo giro e riparto da qui con, con l'andare a lavorare sulla parte lunga della base. Allora, io quando eh, arrivo negli angoli, oppure adesso in questo caso io parto dall'angolo, vado a fare una catenella in più giusto proprio per andare ad arrotondare questa parte. Quindi io faccio una catenella, rientro poi nello stesso foro e vado a fare un punto basso. Vedete? Si è arrotondata già questa base poi ovviamente vado a lavorare un punto basso in ogni punto della lavorazione io il punto non lo vado a prendere qui diciamo nello spazio eh, dei punti perché altrimenti si creerebbero dei fori quindi io entro direttamente nella maglia quindi faccio così entro e mi lavoro il punto basso Vado sulla prossima e mi lavoro il punto basso. Entro sulla prossima e procedo così lavorando un punto basso in ogni punto basso sul nostro laterale e quando arriviamo agli angoli facciamo punto basso, catenella e punto basso. Tutto nello stesso punto, giusto per andare ad arrotondare e poi procediamo punto basso su punto basso sulla parte corta. Facciamo la stessa cosa anche qui nel, nell'angolo: quindi andiamo a fare punto basso, catenella e punto basso. Facciamo poi quest'altro lato, il lato corto, e poi andiamo a chiudere qui dove noi siamo partiti con il giro di contorno. Terminato il giro di contorno su tutto il perimetro della nostra base, a questo punto andiamo a riprendere ancora un altro giro, sempre lavorando punto basso su punto basso, ma questa volta lo andiamo a fare in costa per andare a staccare eh, la base da quella che poi sarà la parte superiore del nostro cesto. Quindi io mi ritrovo ovviamente nell'angolo dove praticamente sono ripartita con il giro e ho chiuso e da qui io riparto. Quindi faccio una catenella per partire, poi entro qui, vedete questo è il primo punto basso, quindi io non entro qui ma entro nel centro delle due barrette. Quindi vado a prendere solo l'asola, quella che sta all'esterno. E parto con il primo punto basso. Questo è il prossimo punto. Quindi io entro nel centro delle due barrette in questo modo e mi vado a prendere solo la prima asola. Vedete così. E in questo giro non andiamo a fare nessuna catenella aggiuntiva quindi. Andiamo a, lavare, a lavorare, scusate, semplicemente le maglie così come ce le ritroviamo sul lavoro, ma questa volta con il giro in costa, in modo che andiamo a separare la parte superiore dalla base, così, e facciamo questo per tutto il giro. Terminato il giro anche di punto basso per andare... A staccare diciamo la parte superiore dalla parte inferiore, cioè la base del nostro cesto, ecco come si presenta la, 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 la lavorazione. Vedete, In, Comincia a prendere anche giustamente la sua forma che eh, praticamente deve assumere. Quindi non è un difetto, ma è la sua conformazione lavorativa bene allora adesso iniziamo con il disegno io ho scelto di mantenere comunque il punto basso ma ehm, lavorato in due semplici modi andrò a lavorare due punti bassi normali presi normali nella maglia e due punti bassi presi in costa che andremo ovviamente a riportare per tutto il giro. Però c'è un particolare, per far sì che noi ehm, alla fine del giro non abbiamo problemi e quindi ci troviamo con la sequenza in modo corretto, dobbiamo fare in modo che il perimetro della nostra base abbia un numero pari. Quindi, qualsiasi ehm, diciamo Numero, vi ritroviate sulla lavorazione? Fate in modo che se vi trovate con un numero dispari, magari andate a fare, andate ad aggiungere una maglia in più oppure viceversa, l'andate a togliere. L'importante è che vi trovate con un numero pari. Io, nel mio caso, mi trovo con 88 maglie. Su tutto il giro del perimetro quindi questo significa che io posso tranquillamente avviarmi la lavorazione e adesso vi faccio vedere come eh, avviare appunto allora la prima cosa vado a fare sempre una catenella poi entro nel primo punto disponibile però ovviamente lo vado a prendere pieno cioè vado a prendere tutta la maglia e mi lavoro la prima maglia bassa vado sulla prossima e mi lavoro la seconda maglia bassa presa normale vedete adesso per i prossimi due punti la maglia bassa la vado a prendere in costa quindi entro nel centro delle costine che mi formano il punto basso entro e vado a lavorare il primo punto. Vado nel successivo e lo lavoro anch'esso sempre in costa. Adesso un po' perché ci ritroviamo sul primo giro, un po' perché eh, nel mio caso la fettuccia è, in fan, è diciamo, un modello a fantasia, allora il disegno non lo vediamo ma vi assicuro che man mano che ci alziamo nell'altezza nell andiamo a vedere tranquillamente il disegno che si andrà a formare. Praticamente si formeranno delle colonne dove andremo a lavorare il punto basso normale, saranno delle colonne un po' più bombate, quindi saranno più evidenti e sarà un bel disegno da, ehm, da portare avanti. Ecco, adesso vado a fare le due maglie basse invece normali. Quindi entro tranquillamente come si lavora un normale punto basso e mi vado a lavorare le due maglie basse. Quindi ho fatto i miei due punti bassi normali e adesso invece vado, vado a fare i due punti bassi in costa. Quindi entro nella barretta centrale e mi faccio il primo, entro nella seconda e mi lavoro la seconda. E procediamo così per tutto il giro. Ho terminato di lavorare il mio giro partendo con il disegno delle due maglie basse normali e le due maglie basse prese in costa e quindi ecco come si eh, presenta ovviamente tutta la lavorazione. Come vi dicevo prima, adesso per questo tipo di Fettuccia che sto utilizzando nel corso del tutorial non si vede tanto bene la lavorazione, ma diciamo un pochino si riesce a identificare. Vedete, questi sono i due punti bassi normali, questi sono quelli presi in costa, e quindi si andranno nel corso dell'altezza si andranno a creare delle barrette qui in questa sezione, mentre qui si andranno a formare tipo dei nodini che sono dovuti, ovviamente, al punto basso stesso. Quindi adesso, dal secondo giro in poi, fino all'altezza ovviamente eh, desiderata, noi non facciamo altro che andare a ripetere la stessa lavorazione che abbiamo fatto fino adesso. Questo significa che noi andiamo a lavorare le due maglie basse prese normali sulle due maglie basse normali e le due maglie basse in costa sulle due maglie basse in costa ovviamente del giro sottostante quindi io riparto sempre con una catenella e adesso qui ho i miei due punti bassi normali quindi io entro normalmente come si fa per un normale lavoro a punto basso e mi vado a lavorare il primo e il secondo normale Adesso, appena subito dopo, io mi ritrovo quelli in costa, vedete? Noi li riconosciamo perché si forma questa barretta. Quindi questo che significa? Significa che noi lo andiamo a prendere in costa. Quindi entriamo nel centro, prendiamo la costina che si trova all'esterno e ci andiamo a lavorare il punto basso. Il primo, entro sul prossimo e mi lavoro il secondo. Ecco qua molto semplice, ovviamente. Qui adesso mi ritrovo i due punti normali e io mi vado a lavorare i due punti normali 1 e 2. Quindi la lavorazione adesso è molto semplificata. Andiamo a proseguire con questo giro e poi eh, io proseguo ancora con altri giri e alla fine poi vi dirò per quanti giri io ho alzato praticamente um, l'altezza appunto del nostro cesto. Perfetto ragazze, allora come potete vedere io ho terminato di fare eh, i giri sufficienti, quelli che eh, praticamente secondo eh, il mio progetto erano appunto sufficienti per alzare il cesto. E quindi in totale io ne ho fatti su questo ovviamente modello, ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 giri in totale. E come potete ben notare, io ho cambiato dopo il, i primi 5 giri della tonalità del grigio, ho cambiato e ho fatto altri 4 giri invece, li ho fatti con questo rosa cipria. Poi sono andata avanti ovviamente a riprendere di nuovo il mio colore eh, primario e ho fatto due giri. Dopodiché io ho misurato eh, per vedere se eh, quello che ci dovevo mettere all'interno andava bene e quindi per me va bene così. Ehm, quindi adesso... Io sono andata a riprendere comunque ancora il secondo colore, quindi in questo caso sono andata a riprendere il mio rosa cipria e, e quindi adesso andiamo a fare un giro di sole maglie basse, quindi smettiamo con il disegno che abbiamo riportato nel corso della lavorazione fino a qui, adesso invece andiamo a fare un giro di maglia bassa per tutta la circonferenza del nostro cesto io mi sono già avviata ovviamente la partenza quindi vi faccio semplicemente vedere quello che dobbiamo andare a fare e, e niente quindi completiamo questo giro di punto basso in ogni punto eh, che abbiamo sul nostro lavoro e poi proseguiamo terminato anche eh, questo giro di contorno di solo punto basso per tutta la circonferenza. A questo punto ripartiamo ancora una volta, però questa volta andiamo ad utilizzare il punto bassissimo, in modo che andiamo un po' innanzitutto a restringere la, 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 la lavorazione, <ride> scusate, e, e inoltre andiamo anche un po', diciamo a pareggiare appunto tutta questa parte e quindi partiamo sempre io parto sempre con una catenella e poi entro qui nel punto basso in questo modo aggancio il filo e chiudo vado nel prossimo prendo il filo e chiudo così in questo modo andiamo a restringere un po' questa parte e ovviamente a portare un po' più di, ehm, di livello. e Poi eh, volevo dirvi, come avrete potuto notare, io ho cambiato anche l'uncinetto, quindi io ero partita con il numero 10 per poi scendere al numero 9 perché mi sono resa conto che il 10 era un po' troppo grande e quindi la lavorazione tendeva un po' troppo ad aprirsi e quindi ho cambiato anche eh, numero di uncinetto. Bene, proseguiamo con punti bassissimi per tutta eh, la, la circonferenza del nostro cesto e poi dopo continuiamo. Bene, ragazze, io ho terminato il giro anche uh, di maglia bassissima e come potete vedere il lavoro si è ridotto di tantissimo senza fare nessuna diminuzione, ma andando a fare solo il punto bassissimo, che ha la funzione appunto di, re, di restringere la lavorazione. Quindi, con un solo giro io ho ottenuto già ovviamente la, la forma che io mi ero progettata ovviamente nonostante che siamo partite con una base rettangolare. E, quindi io proseguo ancora con un altro giro a uh, punto bassissimo e poi, ovviamente, posso ritenere, uh, credo, il progetto terminato. Quindi vi faccio vedere solo la partenza per dove andare, ovviamente, a ripartire e poi procediamo. Parto sempre come al solito con una catenella. Questo è il punto che si è formato appunto del punto bassissimo. Entro ovviamente solo nella solina esterna e quindi vado a fare il mio punto bassissimo, così. Quindi non facciamo altro che andare a ripetere il giro precedente per l'ultima volta. ecco qua, vedete? Quindi proseguiamo anche quest'ultimo giro e poi ci rivediamo. Bene ragazze, ed ecco qua il mio progetto definitivamente terminato. Ed eccolo qua come si presenta. Io come vi avevo già detto anche all'inizio, <ride> ovviamente per presentarvelo poi alla fine ci ho messo anche i miei bei rotoloni eh, di eh, carta igienica e quindi ecco che eh, abbiamo questo risultato alla fine. Io ovviamente ancora non l'ho eh, impreziosito ancora eh, di più perché... Eh, voglio ancora decidere che cosa aggiungere ma l'euforia di farvi vedere da subito il risultato finale e quindi ve l'ho presentato nella sua semplicità ed ecco qua ragazze io sono pienamente soddisfatta del risultato che ho ottenuto perché era proprio questo quello che io avevo in mente e mi ero anche progettata di realizzarmi ed eccolo qua nonostante che siamo partite da una base Rettangolare abbiamo avuto comunque alla fine il risultato eh, desiderato e questo è tutto. Poi volevo farvi vedere ancora un altro, io ne ho realizzato ancora un altro leggermente. Uh, sembra un po' più piccolino, ma in realtà io ho utilizzato gli stessi punti di partenza, gli stessi punti uh, per quanto riguarda l'altezza, ma ovviamente ho utilizzato una fettuccia diversa e quindi volevo farvi vedere uh, l'altra idea che possiamo utilizzare questo tipo uh, di cesto. In primis nasce come uh, portarotolo di carta igienica, ma poi mi è venuta un'altra idea. E la seconda idea che mi è venuta praticamente è questa qua. Ecco qua, un bel cestino portapannolini per i nostri piccolini. Questa anche potrebbe essere un'ulteriore idea magari anche da regalare, perché no, ci avviamo verso il prossimo Natale e io penso che questo potrebbe essere un, un bel regalo da poter effettuare magari a una neomamma. Ecco, come potete vedere io ho utilizzato la stessa lavorazione, vedete non ho cambiato assolutamente niente. Anche qui sono partita con la base rettangolare e sono andata su con uh, gli stessi giri um, dell'altro uh, cestino e niente. Qui poi ovviamente ci ho aggiunto del, del nastrino un po'. Più particolare ho fatto un fiocchetto sia a destra che all'altro lato poi ovviamente ho fatto un, un l'ho circondato ovviamente con il nastrino ed è niente ecco qua ci ho messo dentro questi uh, pannolini da neonata perché questo ovviamente sarà un, uh, un regalo che io andrò a fare quindi come potete vedere sono cestini che non solo possono essere magari riutilizzati per, eh, per qualsiasi cosa, ma possiamo avere con un'idea un po' più particolare eh, appunto delle idee eh, da, da, da sfruttare anche in modi diversi. E quindi magari ecco per esempio nel, nel caso del portapannolini noi tranquillamente ehm, è, è, diciamo che è un, um, un oggetto molto molto utile secondo il mio parere perché appunto magari una volta che noi abbiamo aperta la confezione dei pannolini eh, magari non è bello poi tenere quella confezione un po' tutta stropicciata, tutta aperta tutta e quindi invece noi li apriamo del tutto, mettiamo tutta l'intera confezione nel cestino e li teniamo ovviamente più, eh, come dire, alla portata, quindi saranno molto più eh, semplici da prendere. E poi, ovviamente, li teniamo anche più eh, sistemati, ecco come dico io. E, e niente, ragazze, questo è tutto. Quindi io mi auguro di aver fatto cosa gradita con questo progetto che come potete vedere con un solo progetto noi possiamo fare due utilizzi. Io vi ho fatto vedere quelli là che eh, mi ero ovviamente progettata per me, ovviamente voi con la vostra fantasia e la vostra libertà li potete utilizzare per qualsiasi, per qualsiasi eh, vostra idea. Questo è tutto. Spero che vi sia piaciuto il video. Spero che vi siano piaciuti eh, entrambi i due progettini. Se è così, mi potete lasciare un bel like e, e niente. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina in modo che vi arriva una notifica in tempo reale ogni qualvolta che uscirà un mio prossimo video tutorial. Io vi saluto e vi rimando. Alla prossima. Ciao!